Concluso il campo di lavoro e formazione missionaria. L'essenziale è invisibile agli occhi, i ragazzi alla scoperta della fede. Padre Enzo Tonini racconta la sua esperienza missionaria. Ben trovati a questa edizione del TG Web. Si è concluso sabato 24 luglio il 30° campo di lavoro e formazione missionaria organizzato dal Centro Missionario Diocesano in collaborazione con la Pastorale Giovanile e il Centro Diocesano Vocazioni. Una settimana dedicata al lavoro, alla formazione e all'animazione missionaria delle parrocchie della diocesi. Vediamo il servizio. 54 giovani della diocesi si sono ritrovati insieme per una settimana tutta dedicata alla missionarietà. La loro giornata tipo si componeva di tre momenti fondamentali: il lavoro di raccolta e indumenti usati, la formazione guidata da padre Enzo Tonini, missionario severiano, e l'animazione serale nella parrocchia ospitante. Abbiamo chiesto ad alcuni giovani perché hanno deciso di partecipare a questa esperienza. Ho già fatto questa esperienza diverse volte, perciò quest'anno ero contenta di ripeterla, anche perché ogni volta è sempre motivo di staccare un po' la spina dalla solita quotidianità e di fermarsi un attimo su quella che è anche la nostra fede, la nostra spiritualità, appunto. E continuiamo a parlare del campo di lavoro e formazione missionaria. Il tema affrontato dai giovani campisti durante la settimana è stato l'essenziale invisibile agli occhi. Un percorso di fede partito dalla ricerca delle proprie paure e dai pregiudizi per arrivare a scoprire che in essi si nascondono le potenzialità per vedere la presenza di Dio nella propria vita, i particolari nel prossimo servizio. Volti, emozioni, sorrisi, pianti. Tutto questo lo si può vedere nei giovani che hanno partecipato al campo lavoro e formazione missionaria 2010. Ragazzi che si sono messi in cammino alla ricerca di ciò che è essenziale nella vita, ma a volte invisibile agli occhi. Un percorso di fede partito dalla ricerca delle proprie paure e dei pregiudizi per arrivare a scoprire che in essi si nascondono le potenzialità per vedere la presenza di Dio nella propria vita. A questi giovani è stato chiesto tanto in questa settimana, ma molto di più è ciò che hanno ricevuto aprendo il cuore a Cristo, che non è mancato di far sentire la sua presenza di Padre Buono. Il campo, giunto alla sua 30ª edizione, si basa su alcuni punti fermi. Don Giancarlo De Santi, direttore del centro missionario, ci racconta quali sono. Ecco, il campo di lavoro ha tre riferimenti che riteniamo validi sempre, cioè il lavoro, la formazione e l'animazione. Su questi tre pilastri abbiamo lavorato per 30 anni e pensiamo che si possa lavorare ancora. Il campo missionario è stato guidato nella sua parte formativa da padre Enzo Tonini, missionario severiano rientrato dalla Colombia e da tre seminaristi. Li ha intervistati per noi Marco Gasparini. Vediamo il servizio. Padre Enzo Tonini, missionario severiano, qui al campo di lavoro e formazione missionaria. Cosa lega l'esperienza missionaria con questa realtà che stai vivendo con i ragazzi? Beh, penso che oggi la missione non si debba più intendere come un viaggio di solo andata, di restare nel paese dove uno vorrebbe realizzare il suo sogno di missione. Oggi credo che sia un biglietto di andata e ritorno, cioè un'andata nel condividere l'esperienza e la fede con un altro popolo, ma anche un ritorno, perché questa condivisione è una ricchezza e un tesoro per la gente di qui. Roger e Filibert, seminaristi, missionari saveriani, cosa vi ha portato qui a Fano per questa esperienza missionaria? Io vengo dal Camerun e normalmente durante l'estate ci invitano a condividere un po' con i vari gruppi di giovani ciò che impariamo a scuola, la nostra esperienza di fede. Allora sto qui semplicemente per condividere con loro una mia esperienza di fede, che vorrebbe così essere vicino a chi mi sta vicino, a chi è lontano, chi è diverso. Quindi sto qui semplicemente, soprattutto anche per essere con loro. Grazie. Io vengo dal Burundi e studio la teologia a Parma. Quando ho sentito che si terrà un campo missionario qui, anch'io mi sono deciso di venire per condividere con i giovani questa esperienza missionaria.
E ora diamo un'occhiata agli appuntamenti. Sabato 28 agosto alle ore 18 Don Giancarlo De Santi farà l'ingresso a Fossombrone nelle parrocchie della Concattedrale di Sant'Antonio. Ricordiamo che a Don Giancarlo sarà affiancato Don Francesco Londei, che sarà ordinato il 23 ottobre in Cattedrale a Fano. Venerdì 3 settembre alle ore 17.30 alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna è in programma la presentazione del libro sulla biografia di Monsignor Costanzo Micci, Vescovo di Fano, curato da Padre Silvano Bracci. Presenterà il volume l'Arcivescovo Monsignor Giovanni Tonucci. Sabato 4 settembre alle ore 18 in Cattedrale il Vescovo Armando celebrerà il 25esimo anniversario della morte di Monsignor Micci. Per questa edizione è tutto, l'appuntamento con l'informazione torna dopo la pausa estiva giovedì 2 settembre. Grazie per averci seguito e vi lasciamo con un saluto particolare, guardatelo. Sta roba qui cos'è? È un microfono. Non ho capito, hai spettatori, fare gli auguri di buone vacanze, ma spettatori chi? Ma guardi, no, non mi prende i capelli perché i capelli li ho messi io in disordine. Siamo qui nella casa del clero, anche soffrendo un po' il caldo perché queste giornate di afa sono veramente pesanti. E auguriamo a voi che quest'afa finisca presto e anche perché andando in vacanze troviate un clima più favorevole, che vi ritempri un po' le forze. A tutti i telespettatori auguro delle felici vacanze, che siano fruttuose sia per il corpo che per lo spirito. Un augurio che possano sentire a lavorare con tutto l'entusiasmo che hanno messo finora e che possano vedere dei risultati. Dobbiamo lasciare dei buoni ricordi. È la cosa più importante in questi giorni, che sono molto pieni di caldo, quale volte anche insopportabili, ma anche ricchi di possibilità nuove nel periodo delle vacanze estive. A tutti auguriamo una buona permanenza dunque voi vi troviate, perché possiate rinfrancarvi spiritualmente e anche fisicamente. Buone feste. Buone vacanze. Intanto per questo facciamo a tutti voi gli auguri di buone vacanze e arrivederci alla fine dell'estate.